Bene, eccoci tornati a un altro nuovo fantastico clippino on the night, ma nonostante sia un clippino on the night, non parliamo di cinema, non parliamo di fuorisala, ma stasera voglio parlare assolutamente di videogames. E che videogame, ragazzi, voglio parlare di un capolavoro assoluto, voglio parlare di un gioco che assolutamente, solamente a pensarci, mi viene la pelle d'oca, perché fu un gioco che quando uscì fu veramente assolutamente un fulmine a ciel sereno, perché adesso poi quando vi spiegherò un attimo andrò a fare un escurso sul gioco stesso, capirete perché. Fu un fulmine a ciel sereno, ma comunque non divaghiamo troppo, perché dobbiamo introdurre assolutamente il gioco di cui voglio parlare a tutti i costi. Non potevo non parlare di questo capolavoro assoluto qui, ragazzi. Sto parlando dell'unico, inimitabile, fantasmagorico ed eccezionale Metroid Prime, ragazzi. Vediamo se riesco a farvelo vedere, che non si vede un cazzo. Eccolo qua, Metroid Prime. Figa Metroid Prime, ragazzi. Metroid Prime è un gioco eccezionale, ma è un gioco che quando Nintendo, sapete tutti che, se voi avete un minimo di dimestichezza di videogiochi, ma lo spiego per chi non, magari non conosce, non è tanto del mestiere, Metroid è un marchio creato e assolutamente di proprietà di Nintendo. Metroid è un marchio che è sempre stato legato alle console Nintendo. Metroid Prime fu un gioco che, quando venne annunciato da parte di Nintendo, noi appassionati di videogiochi, che sapevamo l'importanza che si portava dietro un nome come Metroid, fummo un po'... venimmo un po', come posso dire, io personalmente mi ricordo che quando ci fu l'annuncio, e ci fu l'annuncio che comunque lo sviluppo di questo gioco qua, di Metroid Prime, non sarebbe stato fatto internamente da Nintendo, ma sarebbe stato affidato a un team, un second party. Oltretutto un team non giapponese, ma un team second party, un team americano. Figa, io mi ricordo che quando Nintendo fece quell'annuncio lì, che poi erano tanti anni che la serie di Metroid si era fermata, perché facciamo un piccolo escursus della saga Metroid. Metroid non hanno fatto tanti titoli di Metroid, non è che ci sono decine e decine di titoli di Metroid, sto parlando di giochi della saga principale, quelli che vale veramente la pena seguire e giocare. Poi hanno fatto degli spin-off, ma come tutte le altre serie di successo, come fanno spin-off di genere diversi, cagate varie, che non c'entrano un cazzo con la saga principale, che non hanno neanche minimamente la qualità della saga, dei titoli first party, dei titoli principali della saga. Ecco, mi ricordo, facciamo l'escursus un attimo su Metroid, primo Metroid, uscito per console, prima console domestica, seria di Nintendo, uscito per il NES, adesso non mi ricordo l'anno. Poi fecero uscire Metroid 2 per il Game Boy, il primo Game Boy, il primissimo Game Boy, quello con la schermata monocromatica, poi appunto il Game Boy Color e quant'altro. Poi, quando Nintendo buttò fuori la mitica console, la mitica fantastica console, eccezionale rivale del Sega Mega Drive, ovvero lo SNES Super Nintendo, Nintendo fece Metroid 3, conosciuto come Super Metroid, e poi la saga si entrò in letargo, comunque non si pensò più di fare nulla. E quindi quando Nintendo nel 2001-2002 diede l'annuncio che avrebbero fatto un nuovo Metroid, chiamato Metroid Prime, non si sapeva ancora un cazzo. Loro dissero solamente che avrebbero fatto, finalmente, dopo tanti anni, un nuovo Metroid. Però questo cazzo di annuncio qua, non dicendoti un cazzo,
non spiegando un cazzo, ma dicendo solamente che comunque Nintendo non avrebbe sviluppato internamente il gioco, ma l'avrebbe subappaltato a un team esterno, tra l'altro poi un team americano, tra l'altro poi all'epoca annunciarono chi la software house che avrebbe sviluppato il gioco, che erano i Retro Studios, che Retro Studios, ragazzi, cioè, se voi come me siete appassionati di giochi, Retro Studio adesso è un nome che figa, cioè grazie appunto a Metroid Prime e poi ai giochi che sono venuti dopo, perché Metroid Prime è una saga divisa in tre parti, ma io qui voglio parlare di Metroid Prime 1 perché sono belli anche il 2 e il 3, ma l'1 secondo me è una spanna sopra. Poi ripeto, per tutti i motivi che adesso vi andrò a spiegare, quando è uscito fu una roba, fu una meteora in testa degli appassionati, ma una meteora positiva, non negativa, fu una roba allucinante. Ecco, quando annunciarono questo, annunciarono il nuovo Metroid, sarà sviluppato da Retro Studios, un nuovo team di talenti americano, team texano, non aveva fatto un cazzo, il loro primo gioco, figa, io mi ricordo che pensai, figa, andiamo bene, figa, se la Nintendo intende affidare un suo brand così importante come Metroid a un team inesperto, alle prime armi, tra l'altro americano, che non c'entra un cazzo con comunque, diciamo, non è un team interno di Nintendo, e tutti eravamo molto preoccupati, per di più dopo l'annuncio, mesi dopo l'annuncio, cominciarono ad arrivare le prime informazioni da parte di Retro Studios. Retro Studios cominciò a presentarsi, a presentare il progetto, a spiegare alla gente come avrebbe voluto lei reinterpretare, e allora hanno detto, noi adesso vogliamo reinterpretare il concetto di Metroid e facciamo il nostro gioco, facciamo un gioco completamente nuovo, facciamo un gioco in prima persona, figa, e lì è stata una roba in prima persona, cioè tutti noi appassionati siamo rimasti con le mutande calate, ha detto no, ma qua figa, qua chissà che puttanata salterà fuori, perché cioè, se voi avete dimestichezza con i videogiochi, con la storia dei videogiochi, con i Metroid, i giochi Metroidvania, perché Metroidvania? Perché gli appassionati ormai già tanti anni fa coniarono il termine Metroidvania, perché Metroidvania non è nient'altro che un termine che descrive i giochi esplorativi bidimensionali a scorrimento laterale e verticale, appunto genere che è stato creato da Metroid e Castlevania. Per questo i fan, gli appassionati come noi, hanno coniato questo termine qua per descrivere un gioco simile a questi, un Metroidvania, ecco, una mappa gigantesca, tutta articolata, tutta interconnessa, con passaggi apparentemente all'inizio non accessibili subito, perché passaggi, porte, accessibili attraverso gadget, potenziamenti che il giocatore, esplorando la mappa gradualmente, acquisisce, e quindi poi, avendo appreso la memoria fotografica dei passaggi, dei luoghi, della mappa che si è visitato fino a quel momento lì, poi scatta tutto il meccanismo di capire, ok, adesso che ho preso questo gadget qua, posso tornare indietro, posso tornare in quella porta là, posso tornare lì, passo lì, vado là, cioè Metroidvania sono questi giochi qua, mappa interconnessa, gigantesca, gadget da acquisire, potenziamenti e quant'altro. Ecco, la notizia, appunto, le prime informazioni che Retro Studios negli anni 2000, 2001, 2002, durante la fase di sviluppo del progetto, queste informazioni qua, del fatto che loro dicevano noi adesso facciamo un Metroid, figa, per le nuove generazioni, figa, tutto in prima persona, vedrete, sarà un first person shooter, però non... tranquilli che la magia di Metroid, la magia esplorativa e comunque del backtracking dei Metroid non andrà persa, cioè figa, tutti eravamo preoccupatissimi, perché ripeto, un team alle prime armi, non aveva fatto un cazzo, era un nome così importante come Metroid, nessuno aveva fiducia di questa cosa qua, di questo progetto qua, tutti avrebbero scommesso, io compreso, che all'uscita del gioco ci saremmo trovati di fronte a una cagata pazzesca.
al gioco che avrebbe rovinato completamente il marchio, il brand. Figa. E invece, cari miei, invece, io mi ricordo benissimo. Mi ricordo benissimo il giorno che poi all'epoca andavo a acquistare i videogiochi in un negozietto di un nostro amico d'infanzia che importava anche tutta la roba americana, giapponese, fantastico. Io mi ricordo ancora il giorno in cui questo mio amico qua mi disse: oh, vieni passa dentro al negozio perché è arrivato Metroid Prime versione americana, perché mi sembra che il gioco uscì all'inizio americano, poi giapponese e poi PAL. Mi disse: passa dentro appena puoi perché è arrivato Metroid Prime e te non sai che madonna di gioco hanno fatto questi qua, questi texani qua, che non hanno mai fatto, che è il loro primo gioco. Vieni, passa dentro perché qua c'è da andare giù di testa. Infatti, mi ricordo quel giorno lì, andai in negozio, lui aveva il GameCube americano lì, il negozio, nell'atrio del negozio, da provare. Per il pubblico, figa, entrai in negozio, cominciai a provare il gioco e figa, secondo me rimasi lì attaccato alla consolina lì nell'altro del negozio con tutta la gente dietro che guardava, che si fermava a vedere, perché era impossibile non fermarsi a vedere quel gioco lì, perché all'epoca era una cosa allucinante. Penso che lo provai per un paio d'ore e mi sembrava che fossero passate mezz'ora, una roba allucinante. Quindi tutto questo per dire: Metroid Prime è un gioco incredibile, fu un gioco incredibile, ma è un gioco incredibile anche adesso, perché memore da questa ondata di ricordi che mi hanno travolto appunto in questi giorni, perché mi è venuta l'idea assolutamente di fare un clipino su Metroid Prime, perché Metroid Prime è un gioco troppo importante, Metroid Prime è un gioco che dovrebbero aver giocato tutti, qualsiasi persona discretamente appassionata di videogiochi che magari si è accostata al mondo dei videogiochi e si è appassionata solamente in questi ultimi anni qui, è un gioco che grazie agli emulatori dovrebbe assolutamente riscoprire adesso, perché è un gioco troppo importante, è un gioco incredibile. Cioè, Retro Studios, team texano, alle prime armi sono riusciti a fare un gioco che prima di tutto tecnicamente era un gioco sopraffino, era una roba allucinante, non aveva difetti, non aveva cali di frame rate, non aveva sbavature. Un gioco, sì, un Metroid, sì, ripensato in prima persona, ma che assolutamente non andava a sporcare, non andava a contaminare assolutamente tutto il senso di esplorazione e di magnificenza e di upgrade dei gadget, di appunto di esplorazione incredibile che un gioco come i giochi come i primi tre Metroid avevano assolutamente, erano una caratteristica che ti faceva entrare nel cuore. E Metroid, in gioco come Metroid Prime, mi ricordo che giocando subito dalla prima ora capivi che questa atmosfera qua non era assolutamente stata tradita per niente, anzi è stata potenziata, perché Metroid Prime è un gioco che ha un level design che è sopraffino, è una roba allucinante, ti fa proprio metabolizzare, assimilare la mappa man mano che avanzi, è pieno di roba. E poi hanno aggiunto anche un sistema di scansione, il fatto di essere appunto stato trasportato in prima persona, hanno avuto la gradevolissima idea di aggiungere i visori spettrografici, il visore termografico, il visore ultravioletto, il visore per fare le scansioni, per scansionare i documenti, per scansionare i nemici, per scansionare i luoghi, per sbloccare le cose. Cioè, hanno fatto una roba allucinante. E fu una roba, ripeto, fu un fulmine a ciel sereno, fu un gioco che ci entrò nel cuore di noi appassionati e assolutamente non uscì più, perché io ripeto, in questi giorni, appunto perché mi è venuta l'idea di parlare, di fare un, non potevo, da appassionato, non fare un clipino per parlare di Metroid Prime, assolutamente. Quindi, assolutamente, in questi giorni lo sto rigiocchicchiando, grazie all'emulazione, perché adesso l'emulazione è, se avete un PC medio di potenza, medio-alta, vi potete permettere un'emulazione dei sistemi anche più potenti, delle passate generazioni,
praticamente, cioè, assoluta, cioè, accurata a un 95-99% dell'accuratezza generale. Quindi, cioè, io adesso mi sto rigiocando Metroid Prime, figa, ha tre volte la risoluzione originale, perché sul GameCube girava a 420p, mi pare, forse anche 420i interlacciato. E grazie all'emulazione, con l'emulatore Dolphin, andatevi a informare, che è un emulatore della Madonna che emula sia il GameCube che Nintendo Wii, grazie a quell'emulatore lì riesco a giocarlo. Io ho un PC ovviamente di fascia alta, un PC di potenza medio-alta, ho una scheda grafica bella potente, ho molta RAM, ho un processore abbastanza potente, e quindi mi posso permettere di giocarlo a tre volte, a 1080p, quindi a tre volte la risoluzione originale, e con tutte le migliorie, antialiesi, filtri misotropici e cagate varie. Vi posso assicurare che, figa, è ancora un'esperienza, è ancora un gioco della madunassa, un gioco unico nel suo genere, un gioco ineguagliato, un gioco, ripeto, un gioco che tutti voi, se vi ritenete dei discreti appassionati di videogiochi, dovreste assolutamente giocare almeno una volta nella vita, assolutamente. Poi la saga Metroid Prime è andata avanti, ho fatto altri due capitoli, ma sono molto belli, ma secondo me il primo Metroid Prime, come level design, come level dei nemici, come giocabilità, come mappa, come atmosfera, come musiche, perché ragazzi, Metroid Prime ha una colonna sonora, anche lì sopraffina, incredibile, che riprende i temi classici dei Metroid vecchi, figa, e li riarrangia, li reinterpreta in una maniera figa, in una maniera elettronica, quasi techno, quasi trance, in una maniera fantastica, dei temi che vi entreranno in testa e che vi ritroverete, figa, vi rifischierete in testa durante il lavoro, durante, quando sarete in giro, sarete per caso sotto la doccia, perché sono musiche incredibili, sono musiche eccezionali. Quindi, figa, che altro dire di un gioco seminale e incredibile come Metroid Prime? Mi rendo conto che comunque Metroid Prime è un gioco, un sito unicamente per un sistema un po' mai datato, vecchio come il GameCube, poi, bisogna dirlo, rieditato nella collection Metroid Prime Trilogy uscita per Nintendo Wii, che se voi avete un Nintendo Wii U lo potete giocare grazie alla retrocompatibilità, perché Nintendo Wii U è stata una console del cazzo, però aveva quella bella feature lì, che tutti i giochi di Nintendo Wii li potete rigiocare attraverso la Wii U, cazzo, ha una risoluzione maggiorata, 1080, poi che è un 1080 un po' falsato, perché comunque l'immagine rimane molto blurrata, molto sfocata, però sicuramente ha una resa grafica molto migliore della resa grafica che aveva la console Wii, perché la console Wii, se sapete, usciva sempre con segnale analogico, quindi si vedeva discretamente male sui TV LCD di adesso. Però ripeto, se volete scoprire un capolavoro assoluto come appunto è stato Metroid Prime, un omaggio incredibile alla saga di Nintendo, un omaggio che ha saputo, è uno di quei pochi giochi che hanno saputo riproporre al pubblico un gioco vecchio, una saga vecchia, ma con tutte le tecnologie moderne, appunto andando anche a spostare il focus dell'attenzione, no? Perché Metroid è sempre stato un gioco dove tu, a scorrimento laterale, cioè bidimensionale, voi vedevate l'omino sul schermo che si spostava in una mappa, salti, sparavate, saltavate sulle piattaforme, era tutto così, cioè pensarlo, portarlo in prima persona, figa, ripeto, tutti non all'epoca non avevano paura che venisse fuori una cagata, invece questi qua, Retro Studios, primo progetto assolutamente coappaltato da Nintendo, è entrato assolutamente nella storia dei videogiochi, quindi se volete scoprire un capolavoro assoluto e dovete scoprirlo, non, è un tassello che dovete assolutamente mettere nel vostro muro di esperienza videoludica. Metroid Prime è un gioco troppo importante, scopritelo attraverso gli emulatori, scaricatevi l'emulatore Dolphin,
andatevi a cercare qualche guida su YouTube che vi aiuta a settarlo al meglio, in base alle vostre, alle caratteristiche del vostro hardware, del vostro PC, e giocatemi un capolavoro assoluto come Metroid Prime, perché assolutamente mi ringrazierete, ma vi ringrazierete del tempo che state spendendo per un gioco così incredibile, così magnifico, così spartiacque, così storico come è stato e come è tuttora e come sarà per sempre un gioco come Metroid Prime, assolutamente. Ragazzi, come al solito, un saluto e al prossimo.